Ciao a tutti e benvenuti a Video Rosetta Ispirazioni. In questo video voglio far vedere come realizzare un tatuaggio. Vedete, è un tatuaggio fatto da me ed è un tatuaggio che durerà qualche giorno, ma non di più, quindi credo che sia anche meglio, soprattutto in estate, rispetto a quei tatuaggi che invece sono per esempio con l'henné o che sono fissi e quindi sono poi stabili per più lungo tempo. Vi faccio vedere quello che mi serve. Prima di tutto voglio uno stampo o comunque un'idea da cui prendere spunto. Come vedete io qua è blu e nero, ma io farò solo il contorno nero. Poi vi serve un mascara di quelli liquidi, quindi che sapete quelli che hanno questa specie di pennino. Poi vi serve la lacca dei capelli, un borotalco e per esempio se non siete proprio sicuri all'inizio vi basta disegnare semplicemente con un pennarello. Ed ecco qui un tatuaggio, vedete, è molto carino e ci ho messo poco a realizzarlo con questo mascara, come potete vedere, con questo pennino. Sono abbastanza soddisfatta, penso che sia molto carino, ovviamente ci sono alcuni dettagli che possono essere modificati, per esempio vedete in questa zona, potrei magari farlo un po' meglio, specificare un po' meglio il contorno, oppure per esempio sull'altro lato. C'è anche un'altra zona, vedete qui, in cui l'intensità è un pochino diversa, quindi si possono semplicemente ripassare e fino a quando siete comunque soddisfatti del vostro lavoro. Vedete, ora ho modificato un attimino quelle parti che vi dicevo e sono completamente soddisfatta. Quindi quello che vi serve ora per fissarlo è usare questo borotalco, che appunto è la polvere che si usa anche per i bambini. Potete anche chiedere aiuto per esempio di un amico, potrebbe essere anche divertente poter disegnare l'uno sull'altro e aiutarvi con questa realizzazione di tatuaggi. Vedete, quello che faccio quando sono soddisfatta è appunto mettere un po' di burro cacao o di burro talco, scusate, e spandere un attimino così semplicemente e poi uso la lacca. Passo una volta la lacca, vedete, in questa maniera. Ovviamente mantenete le distanze di sicurezza, quindi non deve essere troppo vicino al vostro braccio. E ora lasciatelo bene asciugare. Non preoccupatevi, perché anche nel momento in cui laverete le mani o appunto avrete dell'acqua su questo tatuaggio non verrà via. Per esempio vedete, ora ho bagnato questo pezzetto di scotch, se potete vedere che il tatuaggio non è cambiato assolutamente. Quindi resta lì. Ovviamente come vi dicevo all'inizio è un tatuaggio che dura qualche giorno, 2, 3, 4 giorni. Se però non siete soddisfatti e volete rimuoverlo, potete semplicemente usare uno struccante e potete rimuovere tutto. Per lo stesso motivo, per esempio, è appunto una cosa che può rimanere così semplicemente se volete fare un tatuaggio per un party o una cosa del genere. Quindi è temporaneo, ma vedete, molto semplice e carino. Spero che vi sia piaciuto questo video. Mi piacerebbe leggere i vostri commenti qui sotto e fatemi sapere anche se avete altre idee, se magari appunto realizzate il vostro tatuaggio, sarei felice di vedere delle foto di quello che realizzate anche con i vostri amici. Ciao!